Buongiorno, mi chiamo Rosanna Reccia e sono un cardiologo del Centro di Riabilitazione Cardiorespiratoria Auxilium Vitae. Oggi è la giornata internazionale senza fumo e approfitterei dell'occasione che mi è concessa per focalizzare l'attenzione in particolare dei fumatori sui danni che il fumo provoca sul nostro cuore. Allora, il fumo raddoppia sostanzialmente la probabilità che ha il soggetto fumatore, di avere un infarto rispetto a un coetaneo che non fuma. Il fumo agisce in diversi modi, intanto provoca un'infiammazione di quelle cellule che rivestono tutte le nostre arterie e quindi questo è uno dei meccanismi che facilita l'insorgenza di infarto, ma agisce anche aumentando la frequenza dei battiti del nostro cuore e la pressione arteriosa. Ci tengo però a tranquillizzare i fumatori, rispetto all'utilità della, sospensione di questa cattiva abitudine. Se smettiamo di fumare, infatti, il rischio cardiovascolare si riduce già dopo un anno, la pressione si riduce e può tornare ai valori, normali e anche la frequenza cardiaca si riduce. Quindi, nel caso abbiate dubbi sul vostro rischio cardiovascolare o abbiate bisogno di consigli riguardo a come fare per smettere di fumare, rivolgetevi agli specialisti, ai cardiologi, agli pneumologi e agli psicologi e smettete di fumare. Salve, sono la dottoressa Moretti Francesca, sono una psicologa del centro Auxilium Vitae di Volterra. Che la nicotina abbia effetti negativi e che la nicotina dia dipendenza fisica, questo è conosciuto e lo sappiamo, ma da psicologa voglio soffermarmi su quelli che sono i fattori psicologici che stanno alla base della dipendenza da fumo. Noi psicologi riassumiamo questi fattori psicologici all'interno del meccanismo di coping maladattivo. Che cos'è questo meccanismo? Questo meccanismo si attiva in più fasi, in più situazioni. Uno è perché si sceglie la sigaretta per cercare di ridurre lo stress e gestire al meglio lo stress legato alle emozioni negative. Due è perché si va a ricercare un'attivazione, si va a ricercare una maggior concentrazione, una maggiore attitudine, una maggior performance per lo svolgimento di un compito. Altresì si può andare a ricercare la dipendenza dal fumo e la ricerca della sigaretta per spezzare quei momenti di noia, di tedio che ogni tanto ci assalgono. Così come, un altro meccanismo sempre maladattivo di coping, è quello di cercare di ridurre l'ansia sociale, l'ansia che proviamo sociale quando stiamo nel gruppo, quando stiamo a confronto e quando stiamo in compagnia con altre persone. Tutti questi io l'ho catalogato all'interno di un meccanismo, come vi ho detto prima, maladattivo di coping. Oltre questo, che tra l'altro non funziona così, perché tutte le cose che ho detto poi invece scatenano ancora di più quella che è la dipendenza e quello che è questa abitudine così dannosa all'organismo, ci sono tutte le distorsioni cognitive. Una tra queste è l'ottimismo irrealistico, ossia andare a sminuire, a diminuire quelli che sono i fattori di rischio correlati all'abitudine pericolosa da fumo. Detto questo, vi dico che smettere di fumare si può. Esistono dei centri antifumo all'interno di ogni sede della vostra zona, dove ci sono medici, ma soprattutto psicologi che vi possano aiutare a capire quali sono i vostri meccanismi maladattivi di coping che usate e attraverso approcci integrati vanno a aiutare a rieducare tutte quelle strategie psicologiche che vi servono per arrivare a una corretta disossicazione dal fumo. Smettere di fumare è importante per se stessi ed è importante per chi ci sta attorno, un po' come portare la mascherina in questo momento. Per smettere di fumare ci vuole una grande motivazione e bisogna farsi aiutare. Da tutti, dagli amici, dalla famiglia che deve comprendere il nostro intendimento e ci deve stare attorno e dai professionisti. Avete sentito la dottoressa Moretti? E noi medici possiamo fare qualcosa. Ci sono farmaci che aiutano a diminuire il piacere per il fumo, farmaci che aiutano a gestire le complicanze della disossefazione, che sono antidepressivi, antiepilettici, però sono farmaci ovviamente e hanno degli effetti collaterali. La buona notizia è che abbiamo un'altra arma, priva di effetti collaterali, che è l'agopuntura. Si tratta di una pratica sempre medica che si
applica a tutti, consiste nell'infissione di piccoli aghi in alcune parti del corpo o dell'orecchio e non avendo effetti collaterali può essere davvero proposta a ogni soggetto e non solo, può essere ritagliata su ogni soggetto, cioè su quelle che sono le esigenze di ognuno, cercando di venire incontro alle necessità individuali. Con l'agopuntura non si smette di fumare, però è un valido e soprattutto sicuro supporto in questo percorso, perché con l'agopuntura possiamo trattare i disturbi del sonno, i disturbi dell'umore, ridurre il piacere della nicotina e eventualmente andare ad aiutare lì dove ci fossero alterazioni della condotta alimentare. E quindi smettete di fumare per voi, per gli altri e con gli altri.